Eccoci a te con un'altra svolta intrigante nella cronaca. In questa giornata del 21 giugno 2023, emergono nuovi dettagli sul mistero irrisolto che avvolge il caso di Liliana Resinovic, la triestina scomparsa e successivamente trovata senza vita nei primi mesi del 2022, nei paraggi di un ex manicomio della città. Sono venuti alla luce elementi inaspettati. Un pezzetto di catenina, due confezioni di farmaci e un contenitore di plastica. Resi logori dagli agenti atmosferici, questi oggetti erano adagiati ai piedi di un albero, a brevissima distanza da dove fu scoperto il corpo di Liliana Resinovic. È stato nel corso di una diretta televisiva su Rai 2, nel folto bosco che circonda l'ex ospedale psichiatrico di Trieste, che si è avuto questo inaspettato ritrovamento. Il frammento dorato di una catena e le confezioni di medicinali abbandonate hanno destato l'interesse delle telecamere, portando a coinvolgere la squadra mobile. In un lasso di tempo di un'ora, la polizia scientifica era già sul luogo, pronta per procedere con le indagini. Ogni oggetto è stato raccolto e catalogato per ulteriori analisi. Ciò che si mormora è che ogni reperto ritrovato, inclusa una striscia rossa che potrebbe essere un cavo elettrico, sarà sottoposto a rigidi controlli per identificare eventuali tracce di DNA. L'obiettivo principale è determinare l'età di questi oggetti. Le supposizioni sono molteplici, e i dubbi non mancano. Si potrebbe trattare di qualcuno che si è recentemente introdotto nel bosco per disfarsi di questi oggetti? Il pezzetto d'oro potrebbe far parte di uno dei braccialetti che Liliana era solita indossare, o forse di una catenina attaccata ad una borsetta da donna? Per svelare la verità, dovremo attendere pazientemente i risultati delle analisi della polizia scientifica. Il mistero di Liliana Resinovic si fa sempre più denso, e noi vi terremo aggiornati su ogni sviluppo.